oggi mi hanno chiesto di parlare sul terzo capitolo della Bhagavad Gita, che è intitolato Il Karma Yoga, il verso è il verso numero 5. Prima di iniziare a recitare questo verso, leggere la traduzione e la spiegazione data da Sua Divina Grazia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, che gentilmente ha tradotto per noi dal sanscrito all'inglese questo testo sacro, e poi è stato spiegato e tradotto in seguito in ormai più di 80 lingue nel mondo. Quindi prima di recitare questo verso, recitiamo un'invocazione vedica che ci aiuta a centrarsi su questo testo. Allora, io recito questo mantra e vi prego di ripeterlo con me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capitolo 3 della Bhagavad Gita, così com'è, capitolo intitolato Il Karma Yoga, verso 5, leggo il sanscrito. Naikaschikcharamapi jato tishtatya karma krit karyate yavasha karma sarva prakriti jail gunai. Traduzione. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Spiegazione di Sua Divina Grazia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. L'anima per natura è sempre attiva, e non solo quando si trova in un corpo. In assenza dell'anima spirituale, il corpo materiale non può muoversi. Il corpo è solo un veicolo inerte che trae dall'anima l'energia vitale. L'anima è sempre attiva e non può smettere di agire neppure per un momento. È meglio dunque che agisca nella coscienza di Krishna, perché anche se la rifiutasse, dovrebbe pur sempre agire, ma questa volta sotto il dominio l'energia illusoria. A contatto con l'energia materiale, l'anima spirituale subisce le tre influenze della natura materiale e per purificarsi dall'attaccamento alla materia deve compiere i doveri che gli shastra, le scritture rivelate, prescrivono per gli esseri condizionati. Ma se l'anima è direttamente impegnata nella coscienza di Krishna, che è la sua funzione naturale, tutto ciò che compie le è di grande beneficio. Lo Srimad Bhagavatam lo conferma. Lo Srimad Bhagavatam è anche un antico testo vedico. E dice: Tyatva svadharmam charanam bhujamarir bhajana pavvo tapatettato yadi yatra vavadadram abhutamushyakim kovartapto Bhajatam svadharmata. Chi adotta la coscienza di Krishna non perde niente e non deve temere nulla. Anche se non compie i doveri prescritti negli shastra, o se non esegue perfettamente il servizio di devozione, o anche se gli accade di trascurare i principi della coscienza di Krishna. A che serve invece seguire tutti i riti purificatori raccomandati dagli shastra se non si è coscienti di Krishna?
Occorre dunque purificarsi per diventare coscienti di Krishna. Perciò il sannyasa, significa la rinuncia, come ogni altro metodo di purificazione, deve aiutare l'uomo a raggiungere il vero scopo dell'esistenza, cioè diventare cosciente di Krishna. Altrimenti la vita è un fallimento. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shagurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Mukam Karoti Vacharam Pangum Langayate Virim Yat Kripatamam Vande Shiguru Dilatanam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora vorrei iniziare dalla fine, perché quello che dice Srila Prabhupada qui è veramente molto importante. Dice che qualsiasi metodo di purificazione deve aiutare l'uomo a raggiungere il vero scopo dell'esistenza, cioè diventare cosciente di Krishna. Altrimenti la vita è un fallimento. Vi siete già domandati? Cos'è lo scopo della vita? Penso di sì. Ognuno di noi a un certo punto si domanda, ma cosa sono qui a fare? Cosa sto facendo? Chi sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Vi siete già posti queste domande? Vedo tanti sì. Significa che siete persone intelligenti. Le persone intelligenti si pongono queste domande. Persone intelligenti non sono coloro che hanno grandi titoli, grandi posizioni in questo mondo, ma poi sprecano la forma umana usando questa grande opportunità che abbiamo avuto, questo corpo umano, umano nel senso di uomo e di donna. Questo corpo umano è raro. Una grande opportunità che abbiamo avuto. La Bhagavad Gita stessa dice che ci sono 8 milioni e 400 mila specie di vita, di esseri viventi, specie. E tra questi 8 milioni e 400 mila, solo 400 mila sono forme umane. Quindi la forma umana è in netta minoranza. Forme di vita cosa vuol dire? Gli alberi sono forme di vita. Quanti alberi ci sono? Gli insetti sono forme di vita. Quanti insetti ci sono? I pesci sono forme di vita. Quanti ce ne sono negli oceani? Quindi noi siamo in netta minoranza. Attraverso il ciclo di samsara, nascite, morti ripetute, in accordo al nostro karma, passiamo attraverso queste 8 milioni e 400 mila specie di vita. E arriviamo alla forma umana, che è rara, ed è l'unica forma che ci dà la possibilità di elevarci spiritualmente. Nella forma umana, abbiamo la possibilità di creare karma o eliminare il karma. Abbiamo la possibilità di purificarci, come veniva detto qui. Nelle altre forme di vita non è possibile. Le altre forme di vita subiscono solo il karma.
noi passiamo attraverso tutte queste forme di vita, noi come anime spirituali eterne, diamo vita a ogni corpo. L'anima è presente anche negli alberi, anche nei pesci, anche negli insetti. Uno potrebbe dire, non è provato scientificamente. Ma non c'è bisogno di prove scientifiche. Basta un po' di buon senso. Cos'è la differenza tra un corpo vivo e un corpo morto? La presenza o l'assenza dell'anima. L'anima è quella scintilla che dà l'energia al corpo. Vogliono una prova scientifica? Allora analizzate un corpo al momento della morte. Analizzate tutte le varie parti del corpo in laboratorio. E ci saranno esattamente le stesse componenti che c'erano 5 minuti prima, 30 secondi prima, un secondo prima. Adesso forse quei computer e tutti i macchinari che hanno potrebbero fare questa prova. Misurano esattamente tutto al momento della morte. E cos'è la differenza quindi tra un corpo vivo e un corpo morto? Tutti gli elementi del corpo sono lì presenti, poi gradualmente si deteriorano, no? Ma al momento della morte ci sono esattamente tutti. Quindi cos'è che fa la differenza? La presenza o l'assenza dell'anima? E questo vale per tutte le forme di vita. Quindi l'anima è presente in tutte le forme viventi. Quindi noi dobbiamo fare un lungo cammino prima di arrivare alla forma umana. E quando arriviamo alla forma umana, che è quella che ci dà la possibilità di liberarci dal ciclo di nascite e morti ripetute, di liberarci dal karma e ritornare alla nostra posizione originale, costituzionale, ritornare nel mondo spirituale, ritornare da dove siamo venuti, da dove siamo partiti. Noi non apparteniamo a questo mondo materiale. Questo corpo sì, ma noi non siamo il corpo. Voi potete dire, come non siamo il corpo? Non siamo il corpo. La Bhagavad Gita stessa dice a un certo punto: Deinos minyatade kaumaram yavanam jara tatade antera pratir dirasta tranamuyati. Dice, come l'anima incarnata passa dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima va in un altro corpo al momento della morte. Dice, l'anima è già trasmigrata. Questo è il principio della trasmigrazione. È già passata dall'infanzia alla giovinezza alla vecchiaia in un altro corpo. Se noi guardiamo una fotografia nostra di quando eravamo dei bambini, dei neonati, poi la guardiamo quando avevamo 10 anni, 20 anni, per quelli qui nella sala come me che ne hanno un po' di più, guardiamo 30, 40, 50, vediamo che differenze ci sono. Delle volte non riconosci la persona. E dici, ma no, non può essere questa persona. Sì. Il corpo è cambiato. Scientificamente hanno provato, ogni 7 anni tutte le cellule del corpo cambiano. Alcuni dicono che alcune cellule del cervello non cambiano. Però ogni 7 anni, diciamo che la stragrande maggioranza delle cellule del corpo sono cambiate tutte, sono morte tutte. Abbiamo delle nuove cellule. Ma noi ci sentiamo sempre noi, o no? Io mi sento sempre io. Mi sento un pochettino meglio, diciamo. Ma questo prova che noi siamo già incarnati in questo corpo. Quindi la presenza dell'anima nel corpo è quella che dà la vita a questo corpo. Noi non siamo il corpo, siamo anime spirituali eterne. Non apparteniamo a questo mondo materiale. Questo mondo materiale è fatto di cose temporanee. Tutto è temporaneo in questo mondo materiale. Non c'è niente che è eterno in questo mondo materiale. Siamo solo noi eterni. Noi come anime spirituali siamo eterni
e Dio come anima suprema è eterno. E lui è anche qui, è qui con noi, si trova nel nostro cuore, dice la Bhagavad Gita, come Paramahatma, anima suprema, che ci accompagna sempre. È il testimone, il consenziente, è colui che vede tutto quello che noi facciamo, vede i nostri desideri, in accordo ai nostri desideri, elargisce la possibilità di soddisfarli, cioè ci dà il libero arbitrio. Il libero arbitrio di scegliere se vogliamo stare con lui o se vogliamo provare, tentare questa ardua impresa di essere indipendenti da lui. E qui il verso dice che noi agiamo, ma le nostre azioni sono controllate dalle influenze della natura materiale. Sono controllate dall'illusione materiale. Questa illusione materiale, Maya, che agisce attraverso le tre influenze della natura materiale. Queste tre influenze sono virtù, passione e ignoranza. In sanscrito, sattvaguna, rajaguna, tamaguna. Sono elaborate nella Bhagavad Gita molto, molto bene queste influenze della natura, come agiscono su di noi. Ma per darvi un'idea, immaginatevi un burattinaio, muove i fili, un bambino guarda i burattini che si muovono, oggi non li vediamo più tanto, ma una volta c'erano questi burattinai nelle piazze, muovevano i fili e vedevi i burattini. Il bambino si diverte, ride o diventa triste a seconda della scena e sembra che sia il burattino che agisce, ma in realtà dietro c'è un burattinaio molto esperto che muove i fili. Quindi Maya, l'illusione materiale, agisce attraverso le tre influenze della natura materiale e muove i fili. E a seconda di come noi siamo influenzati, in maniera mista, non sono solo tre fili, questi fili agiscono, interagiscono tra di loro in maniera illimitata. Cioè questa illusione materiale è, parlando materialmente, illimitata. Dal punto di vista spirituale è limitata, perché tutto quello che è materiale è limitato. Però dal punto di vista materiale non ha limiti questa illusione. Effettivamente vediamo, diciamo sempre, ma cosa potranno inventare ancora di nuovo? Eppure inventano sempre qualcosa di nuovo. C'è sempre qualcosa di nuovo. C'è sempre qualcosa di nuovo che ci attrae. Una nuova pubblicità, un nuovo posto dove andare, un nuovo tipo di godimento. Perché alla fine il libero arbitrio ci dà questa possibilità di tentare, di provare a godere dell'esistenza materiale, della materia, provare. Ma la materia è temporanea, e quindi essendo temporanea è effimera, è illusoria. Tutto quello che è materiale ha una durata. Ditemi qualcosa di materiale che abbia una durata illimitata, che possa darci un piacere illimitato. Avete un esempio? No, perché non esiste. Non potete avere un esempio. Non esiste qualcosa a livello materiale che possa darci piacere continuamente nel corso del tempo. Perché? Perché noi abbiamo bisogno dell'oggetto di piacere. E l'oggetto di piacere, essendo qualcosa di materiale, si altera col tempo. Cambia e diventa qualcosa che non è più piacevole per noi. Facciamo un esempio: la macchina. Compriamo una nuova macchina, quando è nuova siamo tutti pimpanti. Oh, la mia macchina nuova. Specialmente quando l'abbiamo desiderata magari tanto,
passare degli anni, anche se cerchiamo di pulirla, di tenerla in ordine, così diventa vecchia. E cosa facciamo dopo un po'? La cambiamo. Così a livello materiale è tutto così, un continuo cambiamento. I testi medici dicono masticare ciò che è già stato masticato. In realtà noi stiamo masticando ciò che è già stato masticato. Nel senso che molti prima di noi hanno già provato a godere delle varietà materiali, ma non sono riusciti. E non è una questione di essere ricchi, di essere molto istruiti, di essere forti, di essere molto belli, forti, istruiti. Tutte queste qualità che pensiamo a livello materiale ci danno la possibilità di godere della materia. Non è vero. Abbiamo visto personaggi molto ricchi vivere delle situazioni molto frustrate. Persone molto forti vivere situazioni molto frustrate. Persone molto belle vivere situazioni molto frustrate. Questo perché? Che l'illusione materiale ci fa credere di poter godere di queste situazioni, ma in realtà prima o dopo ci accorgiamo che non è possibile. Allora entra la frustrazione. C'è sempre un prezzo da pagare a livello materiale. C'è sempre sì, sottoprodotti, l'effetto contrario, l'effetto collaterale, proprio la prova dice, l'effetto collaterale. Ogni azione ha una reazione, karma, ogni azione ha una reazione, è la legge di causa effetto. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo avrà una reazione. E spesso perché siamo molto ignoranti, i due signori che sono arrivati non hanno da sedersi. Ah, stanno. Benvenuti. L'effetto collaterale. Dicevo karma, no? A causa di la legge di causa-effetto, azione-reazione. Ogni azione che noi svolgiamo c'è una reazione. Azioni positive creano reazioni positive, azioni negative creano reazioni negative. Allora uno potrebbe dirmi, oh, questa teoria non sta tanto in piedi, perché io ho visto persone fare sempre del bene e poi hanno ricevuto tante reazioni negative. Allora la tua teoria non funziona. Sì, funziona se la connettiamo con il principio della reincarnazione. Noi stiamo subendo reazioni di azioni che abbiamo commesse precedentemente, ma precedentemente non vuol dire solo in questa vita, vuol dire anche in vite precedenti, perché la nostra visione del tempo è molto limitata. Essendo identificati con questo corpo, noi identifichiamo il tempo dal momento della nascita, ma noi esistevamo già prima della nascita. Ci siamo reincarnati molte volte. Cosa abbiamo svolto nelle vite precedenti? Cosa abbiamo commesso nelle vite precedenti? Quindi se connettiamo questi due principi, il karma con la reincarnazione, riusciamo a capire questo principio. Le azioni positive creano reazioni positive, ma non è abbastanza. Perché le azioni positive creano reazioni positive, ma sempre nel mondo materiale. Al limite ci elevano in stadi di coscienza più elevati, più avanzati, dove la sofferenza è minore, o addirittura ci elevano su pianeti superiori. Penso che la maggior parte di voi qui non creda che solo il pianeta Terra sia abitato.
ancora molta gente che è convinta che solo il pianeta Terra sia abitato, ma è... non so come definirlo, è infantilistico come pensiero. Pensare che tutti gli altri pianeti, tutte le altre galassie, tutti gli altri universi che ci sono intorno a noi non siano abitati, e solo qui si abitano. Sono abitati, hanno altre forme di vita, delle forme di vita che non sono come la nostra umana, ma sono abitati. Veda, le scritture vediche descrivono questi posti, questi luoghi, e descrivono gli abitanti di questi luoghi. Quindi la virtù può portarci ed elevarci su pianeti superiori, ma siamo sempre nel mondo materiale. Noi quello che vogliamo fare è interrompere questo ciclo di nascite e morti ripetute, liberarci dall'esistenza materiale e ritornare, come dicevo all'inizio, da dove siamo venuti, dal mondo spirituale. Qualcuno potrebbe dire, ma la tipica frase che si sente, no? Ma non c'è mai stato nessuno che è andato là ed è ritornato qui a dirci che come si fa a ritornare là. Prima di tutto non è vero questo. E secondo, Krishna dice nella Bhagavad Gita che chi si ricorda di me al momento della morte, al momento che lascia il corpo, dice, parla di morte, ma al momento che lascia questo corpo, se si ricorda di me, ritornerà nella mia dimora eterna e non dovrà mai più rinascere in questo mondo materiale. Dice mai più. Però ci sono delle eccezioni. Ci sono delle anime molto misericordiose che dal mondo spirituale vengono qui in questo mondo materiale per aiutare noi a ritornare nel mondo spirituale. Per aiutarci a trovare il cammino, la via, la strada. È tutto quello che abbiamo bisogno per ritornare nel mondo spirituale. E ci aiutano in tre modi principalmente. La loro presenza, i loro insegnamenti diretti, il loro esempio di vita, quindi la loro guida attraverso l'esempio, l'insegnamento o la descrizione, o ci aiutano a comprendere questi testi sacri come la Bhagavad Gita, sono definiti Shastra, abbiamo sentito prima, Shastra, le scritture sacre, ci aiutano a comprenderle, e Sadhu, ci danno la possibilità di incontrare altre anime che stanno seguendo questo percorso e associarsi con queste anime, ci dà la possibilità di renderci più forti spiritualmente. L'associazione è molto importante, nel senso che se noi vogliamo attraversare questo oceano di ignoranza, viene definito dai Veda, questa esistenza materiale paragonata a un oceano di ignoranza. Per attraversare questo oceano, immaginatevi adesso di trovarvi in mezzo a un oceano. Non sapete neanche dove andare, in mezzo a queste onde. Immaginate il momento, questa situazione. In realtà siamo in questa situazione. Siamo in un oceano di ignoranza. Tutti ci stanno raccontando un sacco di fandonie. Leggiamo i giornali. Ascoltiamo la radio, la televisione, andiamo a scuola. Sono un po' critico, ma potremmo analizzare cosa raccontano, se volete. Un sacco di fandonie, un sacco di teorie, di speculazioni, che non sono fondate su dei principi eterni, ma temporanei, perché sono tutte teorie basate su questo corpo. Quando noi possiamo fare qualsiasi teoria, ma non potrà mai aiutarci questa teoria se è basata solo su valori materiali. Non potrà mai. La Bhagavad Gita, Krishna, i devoti di Krishna, non dicono
di rigettare tutto quello che è materiale, ma dicono di imparare a farne un giusto uso. Allora, tutto quella che è conoscenza materiale diventa interessante per uno spiritualista se questa conoscenza materiale viene posta dopo Dio, cioè prima Dio, poi tutto il resto. Allora, se tutta questa conoscenza materiale la paragoniamo a tanti zeri, questi zeri avranno valore solo quando noi mettiamo un uno davanti. Noi possiamo avere 6 zeri da soli, daranno sempre 0. Ma se mettiamo un 1 davanti, questi 6 zeri diventano 1 milione. Cambia la storia. E non è che noi rigettiamo quello che è materiale, la conoscenza materiale, ma dobbiamo mettere l'uno davanti. E l'uno è Dio. Noi lo riconosciamo come Krishna, l'infinitamente affascinante, colui che attrae tutti a sé, la suprema personalità di Dio. Perché suprema personalità di Dio? Perché Dio non è limitato come noi. Lui può manifestarsi quando vuole, dove vuole, come vuole, in forme illimitate. Ma tra tutte queste forme che i Veda descrivono, apparse nel corso del tempo, il tempo a livello materiale è una cosa molto complessa, sono dei cicli che si ripetono. Ad esempio, noi adesso stiamo vivendo nel Kali Yuga, nell'era chiamata l'era della discordia e dell'ipocrisia. E questa era dura? 432.000 anni. Ed è iniziata più o meno 5.000 anni fa, questa era. Ed è l'ultima di 4 ere, è la più corta, ma è l'ultima. Finita questa era, si ricomincia da capo, dal Satya Yuga. E molte ere messe assieme creano dei cicli. E questi cicli messi assieme, a un certo punto, è molto lunga la storia, molto è descritta, non vogliamo entrare in questo tema, ma che punto era? Vediamo se siete attenti ogni tanto. Kali Yuga. E siamo all'era del Kali Yuga. Perché siamo arrivati al Kali Yuga? No, che si manifesta in tante ere. Esatto. Dio si manifesta in diverse ere, in diverse forme. E perché? Perché lo dice nella Bhagavad Gita. Dice Yadaya Daya Dharmasya Granir Bhavati Bharata. Dice, quando la religione si degrada, quando la religione si declina e l'irreligione avanza, io appaio di era in era per ristabilire i principi della religione. E nel verso seguente dice Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuga yuga. Dice, per poter far questo, prima cosa che faccio è proteggo i miei devoti, anniento i demoni e ristabilisco i principi della religione. Quindi di era in era lui viene in diverse forme per proteggere i suoi devoti, perché quando l'irreligione avanza, chi ne va di mezzo? I devoti a Dio. Ora viene per proteggerli. Per poter proteggerli, annienta i demoni. E facendo questo, ristabilisce i principi della religione. Ma poi col tempo, tutto si degrada ancora. Allora deve ritornare. Adesso viviamo nel Kali Yuga.
Nel Kali Yuga come appare? Appare in una forma molto misericordiosa. Appare nella forma del suo santo nome. Prima abbiamo cantato i santi nomi di Dio. E quando li cantiamo sinceramente, col cuore aperto, quando li cantiamo col desiderio di voler connetterci con Lui, ecco che Lui si manifesta nel nostro cuore e ci dà la possibilità di purificarci. Il verso parlava di purificazione. Ma ci sono vari tipi di purificazione nelle varie religioni. Tutte le religioni parlano di purificazione. Purificazione dell'anima, che è venuta a contatto con la materia. Ma queste purificazioni sono molto difficili da mettere in pratica nel Kali Yuga, nell'era in cui viviamo. L'era della discordia e dell'ipocrisia. Siamo tutti un po' ipocriti. E facilmente creiamo discordia. Quindi con questa attitudine, come possiamo pensare di purificarci? C'è possibilità. Se dobbiamo andare a vedere nelle ere precedenti come si purificavano, ma scappiamo subito. No, no, troppo per me. Troppo impegnativo. Quindi vedendo la situazione così degradata del Kali Yuga, vedendo la situazione così degradata delle anime che sono ancora qui nel Kali Yuga, ecco che Krishna prima di tutto appare come Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Quanto tempo è passato? Una settimana, due? Era il 23. 23 del mese scorso c'è stata la ricorrenza del 530 anni dall'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu che è apparso 530 anni fa e ha portato come metodo di purificazione per l'era in cui viviamo il canto congregazionale dei santi nomi del Signore, il Sankirtan Yagya, canto congregazionale dei santi nomi del Signore, quello che abbiamo fatto prima, trovarci assieme, cantare i santi nomi del Signore, purificarci perché veniamo in contatto direttamente con Lui, elevarci spiritualmente. Per fare cosa poi? Potremmo dire. Per agire spiritualmente. Per imparare ad agire spiritualmente. Lo spiritualista, spesso c'è questa falsa concezione che lo spiritualista è colui che smette di agire. Lo spiritualista è colui che si ritira in una caverna dell'Himalaya o che si ritira in un luogo solitario, in una foresta, e smette di agire. In realtà è una filosofia che viene anche diffusa in vari tipi di pratiche spirituali. Ma come possiamo smettere di agire? Qui Krishna, subito all'inizio del verso che abbiamo letto, dice: tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto l'influenza della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Bhaktivedanta Swami Prabhupada era a Los Angeles e un giorno ha visto una pubblicità e annunciava praticamente questo. Diceva: se tu impari a meditare e a diventare completamente silenzioso,
allora diventerai Dio. Questa pubblicità. E lui ha detto, vedete cosa racconta? Cosa dice questo verso? Che non possiamo essere in silenzio. Non possiamo smettere di agire. Io sono stato tante volte in India e in India ho visto tanti tipi di spiritualisti, e tutti da rispettare, perché chiunque stia intraprendendo un cammino spirituale, una ricerca spirituale, è da rispettare. Ma alcuni mi facevano un po' ridere, no? Perché ad esempio ci sono alcuni che fanno il voto del silenzio. Va bene, da rispettare. Il voto del silenzio vuol dire smetto di raccontare stupidate e cerco di concentrare, no? Di meditare. Fanno un voto di silenzio. Ma poi, quando hanno bisogno di qualcosa, non possono rompere il loro voto, allora fanno male. E poi cominciano. Oppure vedevano un altro che aveva una lavagnetta. Volevo dirti qualcosa? Io sulla lavagnetta. Ci vuole molta più energia, devi dedicare molto più tempo, perché dire tre parole hai detto che avevi bisogno, no? E questo non è smettere di agire. Noi non possiamo smettere di agire, perché l'anima per natura desidera. Cristo ha dato a noi, a ognuno di noi, a tutte le anime, ha dato il libero arbitrio. Quindi, dandoci questo libero arbitrio, vuol dire noi abbiamo la possibilità di desiderare. Immediatamente, come noi desideriamo, la mente parte. Come possiamo smettere di agire? Cosa vuol dire la vera rinuncia, il vero smettere di agire? Vuol dire rinunciare al tentativo di godere di questa esistenza materiale. Questa vuol dire vera rinuncia. E cosa vuol dire smettere di parlare? Vuol dire smettere di parlare di cose inutili. E la coscienza di Krishna ci insegna, come dicevo prima, a usare le facilitazioni materiali per uno scopo superiore, per uno scopo spirituale. Imparare a usare queste facilitazioni, come questo corpo che ci è stato dato, per avanzare spiritualmente, imparare a usare i sensi a livello spirituale. Per esempio, se noi parliamo di Krishna, parliamo di temi spirituali, parliamo dei suoi devoti, parliamo delle sue attività trascendentali, che sono descritte nei Veda. Prima abbiamo citato il decimo canto dello Srimad Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam, questa letteratura vedica. Il decimo canto dello Srimad Bhagavatam ci descrive Krishna nel mondo spirituale. Ci dice come è fatto, come si veste, ci dice cosa fa, come si diverte, parla dei suoi divertimenti, perché Dio quando agisce si diverte. Nel mondo spirituale non si arrabbia mai, quando viene nel mondo materiale delle volte si arrabbia anche, ma la sua collera non è come la nostra. È come quando un padre si arrabbia con un figlio, non si arrabbia perché non gli vuole bene, ma si arrabbia per il suo bene, per aiutarlo. E lui è il nostro padre, quando viene qui per rimproverarci, e lo fa, non lo fa perché non ci vuole bene, lo fa per aiutarci. Ma nel mondo spirituale invece non si arrabbia mai, perché là tutti sanno cosa fare, sanno come comportarsi. Sono anime perfettamente realizzate. E
quindi lì si parla solo di divertimenti, cioè di un scambio di relazioni tra Krishna e noi nel mondo spirituale e tutte le anime. Nel mondo spirituale abbiamo un corpo spirituale eterno, pensate un po', non siamo anime, qualcosa, una luce, qualcosa così che galleggia lì, no, abbiamo dei corpi spirituali eterni, ognuno differente, e ognuno di noi ha una relazione differente con Dio e ci si diverte spiritualmente. Ora magari dire, quello lì è un po' fuso, no, è descritto. Questo fa la particolarità della letteratura vedica e specialmente dello Srimad Bhagavatam, che è disponibile anche in italiano, che ci descrive la realtà del mondo spirituale, ci descrive questi divertimenti, queste relazioni che intercorrono tra Krishna e i suoi devoti. Non lo troviamo nelle altre letterature sacre. E ho molto rispetto per tutte le letterature sacre. Ma questo è qualcosa in più. Qualcosa che ci parla direttamente del mondo spirituale, nei suoi dettagli. Quando Krishna discende, crea come una replica del mondo spirituale in miniatura e appare in luoghi sacri, luoghi che vengono ritenuti sacri per il fatto che hanno avuto la presenza di Krishna. Per noi un luogo molto caro e sacro è Vrindavan. Vrindavan, geograficamente, materialmente parlando, si trova in India, tra Nuova Delhi e Agra. C'è una città che si chiama Mathura, dove Krishna è apparso 5.000 anni fa. Possiamo leggere nel libro di Krishna, molto bella la storia. C'erano dei problemi con Kamsa, un re tiranno. Assomiglia un pochettino alla storia della Bibbia. Voleva eliminarlo Krishna, ha ucciso molto bambini. Il padre di Krishna l'ha salvato, l'ha portato a Vrindavana, che è lì vicino. Vrindavana, la foresta di Vrinda, perché lì cresce un albero molto particolare che si chiama Tulasi Devi o Vrinda Devi. È una grande devota apparsa in questa forma per assistere Krishna nei suoi passatempi quando è apparso. E lì Krishna ha vissuto la sua infanzia, ha avuto una madre, ha avuto un padre, ha avuto un fratello, ha avuto una famiglia. E era una famiglia di pastori. Si occupavano di proteggere la mucca, prendevano cura delle mucche. E Krishna nella sua infanzia andava a pascolare i vitellini prima. E il libro di Krishna ci racconta le storie di Krishna, come si divertiva con i suoi compagni, anche loro andavano a pascolare i vitelli, e aveva le sue amiche, le amichette che si hanno in quell'età lì. Ci sono divertimenti molto belli, significativi, perché quando Krishna svolge un divertimento nel mondo materiale, lui si diverte ma nello stesso tempo insegna. Insegna a noi, e dietro questi divertimenti ci sono gli insegnamenti. Li troviamo appunto nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam, dove Bhaktivedanta Swami Prabhupada molto gentilmente ha spiegato questi divertimenti. E quando noi leggiamo questi divertimenti è come se veniamo proiettati nel mondo spirituale e viviamo la realtà spirituale, e questo ci purifica molto. In più percepiamo di non essere questo corpo. Entriamo nei livelli spirituali dove si comincia a trascendere le influenze della natura materiale. Non siamo più guidati
da Maya, dall'illusione, ma siamo guidati dall'energia superiore, dall'energia spirituale che viene direttamente da Krishna. È Krishna che ci guida direttamente. Allora non è che non invecchiamo, invecchiamo anche noi, ma non è che ci tocca più di quell'altro. Lo prendiamo come una cosa naturale. Vediamo il corpo che invecchia, anche se vi dirò che ho notato nel corso degli anni, sono più di 30 anni che pratico la coscienza di Krishna e conosco molti devoti che ora hanno anche 70, 80 anni, ed è un atto invecchiare. Cioè noi possiamo vedere oggigiorno ci sono delle persone che 70, 80 anni, il corpo vedi che ha 70-80 anni, ma quando gli parli insieme, quando guardi nei loro occhi, non ti sembra che hanno 70-80 anni. E delle volte parli con dei giovani di 15-20 anni e ti sembrano così vecchi. Perché? È la vitalità che uno ha, la vitalità, la forza vitale che abbiamo dentro di noi. Le attività materiali, specialmente quelle peccaminose, ci coprono, ci soffocano e ci rendono opachi di colore, di luminosità, di vitalità. Bhaktivedanta Swami Prabhupada era alto, alzate in piedi Rasi, era meno alto del Rasi, ecco, forse fino alle spalle. Piccolo, sì. Ma dei devoti americani che lo accompagnavano, che erano alti 2 metri, dicevano che non riuscivano a stare al suo passo, si muoveva con una dinamicità incredibile questa forza spirituale. Questa è spiritualità, imparare a trascendere le influenze della natura materiale. I devoti invecchiano anche, i devoti si ammalano anche, ma non si lamentano così tanto. Lamentarsi è l'influenza della natura materiale più bassa, ignoranza. Più siamo identificati con questo corpo e più ci lamenteremo. Possiamo lamentarci tutto il giorno. E ci alziamo il mattino, abbiamo brutto tempo. Io dico sì, ma perché brutto tempo? Ma ci vuole la pioggia. Ma vi immaginate se fosse sempre bello? Cosa succederebbe? Siccità, quindi siccità? Morte. Sì, morte. Morte, non crescerebbe più niente. Dipendiamo dall'acqua. Vediamo quelle zone che noi non sono fortunati come noi, che abbiamo l'acqua ogni tanto, che situazioni di carestie e poi le malattie che arrivano, un sacco di sofferenza. E noi diciamo, oh, che brutto tempo. Ci lamentiamo. La coscienza bassa. Coscienza bassa. Il dolore è mentale, molto a livello mentale. Vi do un esempio. Sentite male una parte del corpo. Mettiamo, non so, state picchiando un chiodo. Poi il martello, tac, sentite. Oh! Sentite male qui. Adesso voi provate a morsicare un dito dall'altra parte, perché il dolore che sentite qui è superiore a quello che sentite qui. A un certo punto cosa succede? Non sentite più il dolore qui. Lo sentite qui? Quindi? Tale.
fatto di lamentarsi, la mente che si lamenta. Siamo noi. L'anima non è toccata da nessun tipo di dolore. Bhaktivedanta Swami Prabhupada l'ha dimostrato fino al momento che ha lasciato il suo corpo. Ha dimostrato praticamente durante tutta la sua vita. Una volta a New York non stava bene, hanno voluto portarlo all'ospedale, i devoti hanno insistito, lui aveva detto di no, però l'hanno portato ugualmente. All'ospedale hanno tirato fuori un siringone e lui ha detto no, io non ne voglio quelle cose lì, riportatemi indietro. Però era già entrato all'ospedale. Una volta che si è entrati nell'ospedale e hanno fatto la missione, sapete cosa vuol dire? Siete nelle mani dei dottori, non potete più dire io me ne vado così. Hanno dovuto rapirlo, l'hanno rapito, l'hanno portato via. Una bella storia che si legge nella Prabhupada di Lambrita. Questa è una letteratura fantastica, ve la consiglio. Racconta la storia di un santo nel XX secolo. Assolutamente. E fino alla fine, quando stavo lasciando il corpo, sono venuti molti dottori, dicevano questo, dicevano quello, non volevo prendere niente, cioè se è venuto il momento di andare, me ne vado. E ha continuato a tradurre questi libri fino all'ultimo momento. Erano lì con un dittafono, gli mettevano un microfono davanti al loro letto di morte, gli leggevano uno di questi versi e lui continuava a spiegare. Il corpo era ormai... I dottori già da settimane dicevano non è possibile, cioè clinicamente è già morto, non può più stare assieme un corpo così, come fa a stare ancora assieme questo corpo? Pesava un niente. Dimostrato fino alla fine quello che ha predicato. Non siamo questo corpo. Ed ha lasciato il corpo con una coscienza super elevata. Questo vuol dire trascendere le influenze della natura materiale. E le possiamo trascendere se impariamo ad agire spiritualmente. Dobbiamo imparare ad agire spiritualmente. Agire spiritualmente, in poche parole, cosa vuol dire? Non agire per cercare la nostra soddisfazione indipendentemente da Dio, indipendentemente da Cristo. Noi potremo essere soddisfatti solo e solamente quando Dio è soddisfatto. Perché? Perché noi siamo sue parti integranti. Quindi la parte può essere soddisfatta solo se il tutto è soddisfatto. O naturalmente, se il tutto è soddisfatto, anche la parte sarà soddisfatta. Noi non troveremo mai la soddisfazione indipendentemente da Dio. Possiamo provare, Lui ci dà questo libero arbitrio, possiamo provare. E vi garantisco, è da lungo tempo che stiamo provando. Da lungo tempo, da molte vite. È ora di smettere di provare. Il bello della coscienza di Krishna è che non abbiamo bisogno di aspettare quando, tra virgolette, moriremo o lasceremo questo corpo per scoprire la realtà spirituale, ma possiamo farlo già da adesso. Immediatamente come noi cominciamo a praticare vita spirituale, sentiremo che ci nutriamo spiritualmente, sentiamo che stiamo meglio, sentiamo che cominciamo ad agire ad altri livelli, a comprendere a diversi livelli, a comunicare differentemente e tutto il resto. Ma dobbiamo imparare, e per imparare ci vuole sempre tre cose. Uno, un maestro. Qualcuno può dire, oh, anche qui un maestro. Ma sì, ci vuole un maestro per tutto.
Ditemi qualcosa che non ha bisogno un maestro. Ovunque a livello materiale, se vuoi ottenere qualcosa, hai bisogno un maestro. Perché a livello spirituale pensiamo che posso self-made, posso fai da te. Posso diventare, elevarmi spiritualmente così, vabbè, speculando qualche sistema, qualche, mettendo assieme magari un po' di questa religione, un po' di quell'altra, un po' quello che mi fa comodo alla fine, no? Perché alla fine è questo, quello che mi fa comodo. Trovare la mia via, sentiamo, la mia via. Però così perderai un'altra opportunità ancora una volta. No, c'è bisogno di un maestro. La Gita dice Tad vitti pranipatena pariprasnena sevaya upade shantite yanam yanina tanva darshina. Dice avvicina un maestro spirituale autentico, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può darti la conoscenza perché ha visto la verità. Maestro, abbiamo bisogno Shastra, quindi guru, maestro spirituale. Guru vuol dire maestro spirituale. Shastra, le scritture, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, abbiamo diverse di queste scritture. Perché Shastra? Perché gli Shastra, le scritture, confermano quello che dice il guru. Uno può improvvisarsi. Sono guru. Ok? Guru, cosa dici? Quello che dice è confermato? Effettivamente, se voi leggete i libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sono bellissimi perché nelle sue spiegazioni lui fa sempre riferimento alle scritture. Dice sempre in accordo alla Bhagavad Gita, in accordo allo Srimad Bhagavatam, in accordo a questo Purana, oppure in accordo a questo maestro spirituale, a quest'altro maestro spirituale, fa i nomi. Che praticamente ci dice quello che vi dico non è quello che speculo io, che penso io, ma è quello che è la verità, perché la verità è una, non ce ne sono tante di verità, la verità è una. E per questo che la Bhagavad Gita, voi potete trovare molte versioni della Bhagavad Gita, è come la Bibbia, possiamo trovarle in molte versioni. Ma questa è la Bhagavad Gita così com'è. Prabhupada l'ha chiamata la Bhagavad Gita così com'è. Perché così com'è? Perché la Bhagavad Gita che lui ha sentito dal suo maestro spirituale, che l'ha sentita dal suo maestro spirituale, che l'ha sentita dal suo maestro spirituale. E qui mette tutta, subito all'inizio della Bhagavad Gita, mette la successione dei maestri spirituali. E Bhaktivedanta Swami Prabhupada è il 32esimo anello. E risale... E risale praticamente, dice il mio maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati, il suo maestro Gorkishore Das Babaji, Bhakti Vinoda Thakura, Jagannath Das Babaji, Vishwanath Chakravarti Thakura. E sale finché arriviamo Madhva, Vyasa, Narada, Brahma, Krishna. Canto del Beato, Bhagavad Gita. Lui l'ha enunciata e attraverso la successione di maestri spirituali è arrivata a noi. Per questo si chiama Bhagavad Gita così com'è, e come Krishna l'ha raccontata 5.000 anni fa, e come l'aveva già in un capitolo precedente. Krishna dice ad Arjuna: io avevo già enunciato questa Bhagavad Gita, questa conoscenza, al Dio del Sole. Allora Arjuna dice: come hai enunciato al Dio del Sole? Questo vuol dire milioni di anni fa? Dice sì. L'avevo già enunciata milioni di anni fa, ma col tempo si è persa. Ma io mi ricordo di averla enunciata. La differenza è che voi non vi ricordate. Noi non ci ricordiamo. Perché? Perché al momento che noi prendiamo nascita, la nascita è una grande sofferenza in realtà. Per qualcuno che deve nascere, quel momento lì è una grande sofferenza. Perché veniamo nel mondo materiale, più grande sofferenza. E quindi è uno shock totale per chi prende nascita. E in questo momento il shock è talmente forte che dimentichiamo tutto, dimentichiamo le vite precedenti. Ed è una protezione, perché se dovessimo ricordarci le vite precedenti
saremo tutti pazzi. Non sapremo più se siamo donne, se siamo uomini, se siamo un pesce o se siamo un cavallo, o forse un elefante, o forse una mosca. Intanto un po' che conflitto di identificazione potremmo avere. Quindi al momento della nascita noi dimentichiamo tutti i precedenti. Ma Krishna se le ricorda tutte, poi le incarcera, uno dopo l'altro. Quindi per riassumere, vita spirituale non vuol dire smettere di agire, ma vuol dire imparare ad agire. Ma eravamo arrivati al punto che abbiamo bisogno di guru, no? Shastra, le scritture, il terzo. Il terzo è sadhu. Sadhu sono le persone sante. Come già citato prima, abbiamo bisogno di associarci con persone sante. E le persone sante sono coloro che intraprendono un cammino spirituale. Chi intraprende un cammino spirituale deve essere considerata una persona santa. Effettivamente, una persona che intraprende un cammino spirituale cercherà di associarsi con altri spiritualisti, perché questo lo aiuta ad avanzare spiritualmente. L'associazione con altri spiritualisti. Prabhupada dava questo esempio: i corvi si associano coi corvi, i cigni si associano coi cigni. Non vedrete mai dei corvi in mezzo ai cigni, non vedrete mai dei cigni in mezzo ai corvi. Quindi l'associazione è molto importante. Se intraprendiamo un cammino spirituale, dobbiamo cercare di associarci con altri spiritualisti. Perché? Perché ci aiutano ad avanzare spiritualmente. Solo il contatto ci aiuta. Ognuno di noi sprigiona un'energia. E questa energia può essere un'energia spirituale o un'energia materiale, o un'energia, guardo un po' più in profondità, divina o un'energia demoniaca. E noi veniamo influenzati. Ci sono tre energie: l'energia superiore, l'energia spirituale, l'energia inferiore, l'energia materiale, e l'energia marginale. L'energia marginale siamo noi, anime spirituali eterne. Noi siamo tra l'energia spirituale e l'energia materiale. Il nostro libero arbitrio ci permette di scegliere se vogliamo stare con l'energia spirituale o con l'energia materiale. Questo è il nostro libero arbitrio. Decidiamo di voler dipendere dall'energia spirituale? Dobbiamo cercare dove c'è spiritualità. Mi sembra abbastanza normale, eh? Come concetto. Quindi se noi ci associamo con persone spiritualmente avanzate, più sono avanzate, più queste persone ci aiuteranno ad avanzare spiritualmente, già con la loro presenza. Credetemi, forse avete già avuto anche voi questa esperienza, no? Se voi andate vicino a una persona che è spiritualmente avanzata, vi sentite incoraggiati spiritualmente. Perché? Perché subentra un principio che lo si può paragonare al principio di risonanza. Avete già sentito parlare del principio di risonanza? Qualcuno ha fatto sì. Allora, il principio di risonanza dice questo: se io prendo, viene fatto normalmente col sitar come esempio, ma perché non vi è tanto conoscenza del sitar, si può prendere anche uno strumento a cuore, una chitarra normale. Se noi prendiamo una chitarra e facciamo vibrare la terza corda della chitarra, mettiamo un'altra chitarra che non tocca ma solo vicina, per effetto di risonanza la terza corda dell'altra chitarra comincerà a vibrare. Si chiama l'effetto di risonanza. Quando noi ci avviciniamo a qualcuno che è spiritualmente avanzato e che fa vibrare dentro di sé questa spiritualità, perché la spiritualità vibra, come vi ho detto prima, è un'energia molto potente, superiore all'energia materiale. L'energia materiale è un sottoprodotto dell'energia spirituale, molto più potente dell'energia spirituale. Potete fare anche questo esempio, sentite dentro di voi qualcosa che vibra, e potete fare questo esempio
questo esperimento, ad esempio, con il canto del Santo Nome. Se noi ci avviciniamo a un sadhu, una persona santa che sta vibrando il Santo Nome, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, sentiremo dentro di noi, nel cuore, che vibra il Santo Nome. E il tuo canto diventa più facile, diventa più... non c'è l'interferenza della mente, no? Perché ti porta immediatamente ad andare su un livello spirituale, grazie alla vicinanza. Quindi questi tre principi sono importanti per colui che intraprende un cammino spirituale: Guru, Sadhu, Shastra, il maestro spirituale, i Sadhu, le anime sante, le scritture. Quindi se siete interessati a un cammino spirituale, vi prego di considerare questi tre principi e di cercare di applicarli nella vostra vita, e vedrete immediatamente come cambia la situazione, immediatamente. Se non lo state già facendo, se non l'avete già provato, provatelo. Poi la prossima volta che ci rivediamo mi dite: non è vero, oppure è vero. Sono a vostra disposizione. Mi fermo qui. Se forse c'è qualche domanda, commento, realizzazione o anche critiche, se sono costruttive. Volevo chiederle, oltre ai comportamenti che sono appunto influenzati dalle vite precedenti, anche i pensieri sono influenzati dalle vite precedenti? È una domanda. Ti rispondo di sì, basta? Sì. Basta sì. O vuoi una spiegazione? Perché? Perché certe volte sembra anche che i nostri pensieri non siano nostri. Ok. Allora, si è già toccato due punti. Dico di sì perché noi abbiamo corpo grossolano materiale, che è composto da cinque elementi materiali: terra, acqua, fuoco, aria, etere, ma abbiamo anche un corpo sottile, che è composto da mente, intelligenza, e Srila Prabhupada ha detto falso ego. Normalmente viene detto ego, ma in realtà è un falso ego. Quindi i pensieri vengono dalla mente, giusto? La mente, il corpo sottile, noi non lo lasciamo quando lasciamo il corpo grossolano. Quando noi praticamente lasciamo questo corpo grossolano e passiamo un'altra vita, ci portiamo dietro lo stesso corpo sottile di prima. Quindi ci portiamo dietro la stessa mente, la stessa intelligenza, il stesso falso ego della vita precedente. Ce lo portiamo nella nuova vita, nella nuova esistenza. E quindi i pensieri sono gli stessi pensieri che avevamo nella vita precedente. Poi hai detto che delle volte sembra che non sono i nostri pensieri. E qui tocchiamo un argomento che è abbastanza delicato, però, visto che ci siamo, ci sono delle entità viventi che non hanno un corpo grossolano come il nostro, ma hanno un corpo sottile. E normalmente sono delle entità che hanno rigettato il corpo materiale. Cioè delle persone che, in poche parole, si sono suicidate. Allora, queste persone vivono ancora nel corpo sottile e sono ancora in giro. E quindi cosa fanno delle volte? Cercano di interferire con altri corpi grossolani per poter approfittarne. Perché è una situazione maledetta. Trovarsi in un corpo sottile, un corpo di fantasma, è una situazione veramente maledetta, perché non puoi... Tu hai ancora il desiderio di godere dell'esistenza materiale, ma non puoi farlo perché non hai più i sensi grossolani, non puoi mangiare, eccetera eccetera. Ti faccio solo un esempio. E quindi cosa fanno? Cercano di poterlo fare attraverso altri corpi, e quindi delle volte interferiscono con i nostri pensieri.
In che cosa dobbiamo fare? Trascendere. Trascendere. In realtà possiamo pensare che è una cosa un po' così, ma in realtà moltissima gente è influenzata da queste entità sottili. Moltissima gente. Anche collettivamente? Anche collettivamente? Cioè, delle mode, dei gruppi. Sì, ad esempio, non so se avete già fatto sedute spiritiche. Sedute spiritiche sono delle sedute dove praticamente cerchi di parlare con entità al di là. E qui ci sguazzano queste entità sottili. Perché? Perché loro dicono ok, va bene, adesso ti guido io. E ti guidano anche, loro... sì. Anche attraverso i sensitivi. Sensitivi. Allora anche lì non si può dipingere tutto di nero o tutto di bianco. Quando si parla di sensitivi ce ne sono di tanti tipi. Ci sono dei sensitivi che hanno dei valori spirituali molto elevati, avanzati, e che quindi possono aiutare le persone nel loro cammino, ma ci sono molti sensitivi che in realtà hanno solo i loro interessi. E è sempre un po' difficile distinguere quando noi ci troviamo nell'oceano dell'ignoranza che parlavamo prima. Siamo facilmente malleabili, facilmente influenzati. Influenzano facilmente, specialmente perché normalmente ci si rivolge a queste persone nei momenti di bisogno. Nei momenti di bisogno uno si aggrappa un po' a tutto quello che può attaccarsi. Quando iniziano a parlare di fatture, forse lì non sono molto evoluti spiritualmente. Sì. Ad esempio nella cultura vedica non si parla mai di fatture. Nella moda dei guru, ci sono tanti tipi di guru, ci sono dei guru che ti danno dei mantra a pagamento. Bhaktivedanta Swami Prabhupada è venuto e ha detto: signor Chaitanya è apparso e ha dato tutto gratuito. Ma per una legge di natura, una legge di compensazione, dovrebbe esserci comunque sempre uno scambio. Cioè io ricevo da qualcuno, dovrei sentirmi naturalmente in dovere, forse dovere non è la parola giusta, ma aiutatemi. Voglia. Sì. Spontaneamente. Sì, spontaneamente di dare. Reciprocare. Desiderio. Reciprocare. Scambio. Perché nel mondo spirituale c'è scambio. La realtà spirituale è fatta di scambi tra noi e Dio. Non è unilaterale solo noi verso Dio, ma è tanto lui verso di noi. È uno scambio. Ed aumenta sempre di più. Mi è detto che la realtà spirituale è Anandam Buddhi Vardhanam, sempre in crescendo, cresce sempre. È una gara. Nel mondo spirituale vogliamo tutti soddisfare di più Krishna e Krishna fa di tutto per soddisfare di più noi. Non ha limiti, a livello materiale il nostro cervello dice ma no, non è possibile questo, perché siamo abituati a ragionare a livello materiale dove tutto è limitato, ma a livello spirituale non c'è limite, Dio stesso è in continua espansione e quindi quando qualcuno è continuamente in espansione come puoi limitarlo, non puoi limitarlo, quindi la realtà spirituale cresce sempre, quindi quando c'è una relazione con qualcuno che ricevi, ti senti in questa situazione naturale di voler dare. C'è una cosa che viene dall'alto, una cosa insomma... C'è uno scambio. Cioè. Quindi anche le guide spirituali normalmente non ti domandano qualcosa, ma viene naturale che tu dai qualcosa. Perché? Perché se tu dai, ne hai un beneficio. Vuol dire rinunci
al frutto della tua azione. Normalmente noi lavoriamo per cose, cioè io no, ma in generale perché si lavora? Guadagnare dei soldi, giusto? Per fare cosa con questi soldi? Comprare. Comprare qualcosa per sostenerci. Sostenerci, è già un livello abbastanza elevato sostenerci. Per gratificarci. Sì. Per soddisfare i nostri desideri. No? Allora, se io ho lavorato e ho ottenuto, non so, 10, e con quel 10 posso soddisfare questo e questo e quello, al momento che ricevo qualcosa da qualcuno e decido di prendere 5 da quel 10 e darlo, ho rinunciato al frutto della mia azione. Questo si chiama Karma Yoga. Questo capitolo qui della Bhagavad Gita, il capitolo 3, parla di Karma Yoga. Ho spiegato questo principio qui. Per rinunciare al frutto della nostra azione. Ci purifica. Bhaktivedanta Swami Prabhupada viveva nell'ordine di rinuncia, sannyasi. Sannyasi è un livello, la quarta tappa dell'avanzamento spirituale. E aveva poco che niente. Aveva questo vestito arancione, ne aveva 2 o 3. Lavava sempre, cambiava quello che aveva. Tutto praticamente, lui ha fatto 12 volte il giro del mondo. Dai 70 anni fino a quando ha lasciato il corpo, 80? 4? 81? 12 anni non ci sta. 69 a 81. Ha fatto 12 volte il giro del mondo. Tutto quello che lui aveva, i suoi possedimenti, stavano in una valigia. Ma non quei valigioni. Oggi vediamo quei valigioni incredibili. Una valigia. E riceveva tante cose, perché molti che seguivano i suoi insegnamenti volevano dare. Allora, ad esempio, quando c'era il Vyasa Puja il giorno del suo compleanno, portavano dei regali. No? E alcuni regalavano delle cose molto costose, degli anelli con delle pietre preziose. Lui prendeva, metteva questi anelli. No? Grazie. Poi arrivavano altri che gli portavano dei regali così, toglieva gli anelli e li dava loro, li restituiva. Perché è una delle qualità braminiche. Ricevere la carità, imparare a ricevere la carità, dare la carità. Ricevere, dare. Lo scambio. Apprezzava i regali, li apprezzava. Ne aveva bisogno, dava. E tutto quello che aveva, tutto quello che riceveva, lo usava per la missione che gli aveva dato il suo maestro spirituale. Diffondere questo messaggio nei paesi occidentali. Lui è venuto dall'India per noi, era Vrindavana, in questa replica del mondo spirituale, 69 anni, realizzato spiritualmente, è venuto a fare l'Occidente, che il suo maestro spirituale gli aveva chiesto: tu sei una persona intelligente, sai l'inglese, vai e diffondi questo messaggio nei paesi occidentali. Quest'anno è un anno molto particolare perché ricorre il 50° della venuta di Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Occidente, 50 anni. Quindi sovente siamo contenti di poter parlare di questo. Quando è arrivato Bhaktivedanta Swami Prabhupada a New York, aveva niente con sé, aveva qualcosa come 4 rupie. 40, non mi dico 40, non mi dico 50. Più di $12. Però aveva una cassa di libri con sé. Lui aveva tradotto in India il primo canto dello Srimad Bhagavatam, che non era Bhagavad Gita, un altro testo. La prima volta tradotto in inglese. Aveva questa cassa di libri. E per un anno ha vissuto, perché ogni tanto riusciva a
a dare questi libri a qualcuno e qualcuno gli dava qualcosa a lui. È riuscito. E il primo centro che ha aperto a New York, dopo un anno, ha aperto un centro ed era un negozietto, si chiamava Matchless Gift, doni impareggiabili, c'era scritto fuori, Matchless Gift, doni impareggiabili, ed era grande forse come questa sala qui. E ha affittato questo posto, è riuscito a dare l'anticipo del pagamento, il deposito e il primo affitto, con quello che era riuscito a risparmiare dalla distribuzione di questi libri e quello che aveva ricevuto. Tutto aveva dato. Per il deposito e il primo affitto. Non sapeva come avrebbe fatto poi a continuare. Ma sapeva dipendere da Krishna. Sapeva, se Krishna mi ha fatto venire qui, ha un piano. Se mio maestro spirituale mi ha mandato qui, ha un piano. E io dipendo. E nello spazio di 12 anni Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha aperto 108 centri nel mondo. 108 centri. Da zero, da niente, con niente. All'età di 70 e poi fino a 81. La potenza dell'energia spirituale l'ha dimostrata. Poi sono uscito un po'. Torniamo. Ha risposto un po' alla tua domanda? Sì, sì. O... Va bene? Sì, sì. Altro? No, volevo sapere una domanda così. Ho sentito che era tagliato ad agosto quell'anno, si sa già la data o meno? Io sono ospite qui. A Milano. Quindi no? La domanda la spostiamo. Sapete già la data? Non si sa ancora. Perché era a Milano. Ah, Milano, Milano. Sì, a Milano, okay. Si sa se si sa ancora o meno. Non lo so. Sì, sì, tutti gli anni viene fatto oggi, Milano. Che fosse... Normalmente a settembre. Adesso però la data esatta non si sa. L'ho sentito ad agosto. Può darsi che sia anche agosto quest'anno. Comunque, abbiamo ancora tempo. Voci che girano. Abbiamo ancora tempo. Sì, no. O devi già riservare la data. Esatto. Una persona così impegnata. Prego. Dove Kali Yuga cosa c'è? Kali Yuga non ho capito. Kali Yuga, sì. Dove Kali Yuga cosa c'è? Un tempo migliore? Dopo il Kali Yuga si rinizia col Satya Yuga, che è un'era dove si vive sotto l'influenza della virtù, dove il principio per elevarsi spiritualmente è la meditazione, ma la longevità, la durata della vita, va fino a 100.000 anni, si può vivere 100.000 anni, e quindi si ha tempo per meditare, tanto tempo. In più la natura dà talmente tanto, e quello che lo dà veramente col cuore, e quindi è talmente ricco, che per dire basta che tu te ne stai sotto un albero di pere, ti mangi una pera al mattino, una pera alla sera, sei a posto. Soddisfatto. Questo è il Satya Yuga. Vissuto da esseri umani. Sì, sì. Vissuto da esseri umani. Però è sempre nel mondo materiale, gradualmente diminuisce, poi passa alla prossima era, che è il Treta Yuga, si vive fino a 10.000 anni, poi Dvapara Yuga, fino a 1.000, e poi ritorniamo al Kali Yuga, fino al massimo di 100. Quindi Kali Yuga è peggiore? Kali Yuga è peggiore. Stiamo vivendo nell'era peggiore, l'era della discordia e dell'ipocrisia. C'è la distruzione, questo ogni tot cicli. Non è una bella era questa, ma abbiamo una grande fortuna che in questa era è apparso Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, che appare solo nel Kali Yuga, ma
ogni giorno di Brahma, adesso qui la storia è molto lunga, ma la riprendiamo un'altra volta, no? Ogni giorno di Brahma, e un giorno di Brahma è composto di molti di questi cicli, molti, molti. E quindi siamo fortunati, perché è apparso Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu che ci ha portato questo metodo per realizzarsi spiritualmente, ed è praticamente unico. Il Prabhupada diceva un discount che ci ha fatto, uno sconto speciale. Ha visto che la nostra situazione è talmente caduta, siamo talmente in basso, che nessuna pratica spirituale può aiutarci a risollevarci. O se ci risolleviamo, ricadiamo ancora. Poi ci risolleviamo e ricadiamo ancora. Ci risolleviamo e ricadiamo ancora. Facciamo fatica. Perché? Perché le qualità sono diminuite. La determinazione, la pazienza, l'intelligenza spirituale e tutte le qualità che avremo bisogno sono veramente molto basse in quest'era qui. E vediamo che la gente si agita per niente. Io non sono cresciuto in Italia, in Italia suona il clacson, tutti si agitano, le menti sono così agitate, si può parlare di spiritualità quando si è così agitati, è molto difficile. Quindi è una fortuna in realtà. Viviamo in un'era molto degradata, ma abbiamo questa grande fortuna che in quest'era è apparso Sri Chaitanya Mahaprabhu. E l'unica qualifica che dobbiamo avere in questa era è di essere i più caduti. Perché lui è definito Patita Pavana. Lui che è venuto per salvare i più caduti, quelli come noi, questi caduti. E il Prabhupada diceva, lo yoga è paragonato a una scala, dove ci sono molti gradini, devi fare i vari gradini della scala per elevarti spiritualmente. Ma il processo che ha portato Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu è come l'ascensore. Tu entri, spingi il bottone e sali. E salti tutti gli scalini, i pianerottoli e vai. L'unica cosa che devi fare è rimanere sull'ascensore. E puoi fermarti. Dico, oh, sono stufo, mi fermo qui, secondo piano, e esco. Non mi va già bene di essere qui. Nella vita spirituale non c'è possibilità di fermarsi in un posto. Nella vita spirituale o sali o scendi. Quindi prendiamo l'ascensore, rimaniamo sull'ascensore e arriveremo in cima. Più è un bel ascensore, perché mentre sali puoi usufruire delle facilitazioni che l'ascensore ti dà. La bella vista, tutto quello che stai. Mentre sali vedi, usufruire delle facilitazioni come Krishna Prasada. Hai già provato Krishna Prasada? La prima volta che vieni? Sì, la prima volta. Prima volta, sì. Dopo proverai Krishna Prasada. No, c'è un'altra domanda pure, posso? Soddisfa la prima? La prima l'ho soddisfatta, okay. Ma la faccio venire una seconda. Va bene. E perché rinasciamo sempre? Perché questi cicli, cioè non possiamo... Perché dobbiamo ritornare nel Kala Yuga? Kali Yuga, perché? Cioè, qual è lo scopo? Dovremmo appunto domandarcelo, perché ritorniamo sempre qui? Perché vogliamo sempre ritornare? Siamo noi, noi abbiamo il libero arbitrio. Ah, ok. Possiamo decidere di, basta, influenze della natura materiale, basta, energia materiale, basta questo tentativo di cercare di godere indipendentemente da Dio di questa esistenza materiale. Possiamo dire, ma siamo noi che dobbiamo fare. Come possiamo restare? Libero arbitrio, possiamo rimanere e masticare ciò che è già stato masticato. Sempre. Mio padre dava questo bel esempio.
Qualcuno di voi è già stato in India? Una, due, tre, quattro. Avete visto queste, sono come dei macchinari che spremono la canna da zucchero e ti danno il succo da bere. Chi l'ha già visto? Quello l'ha già visto, eh? Fantastici, eh? Allora cosa fanno? Mettono la canna, girano, no? Poi cosa fanno? Non la buttano la canna, la piegano in due, la rimettono dentro, girano, esce ancora succo. Poi la piegano in quattro, mettono dentro, diventa più dura, poi fanno così. Così vanno avanti e dici, basta, no? Tu sei lì che aspetti il succo, no? Basta, no? E lui continua, no? E viene fuori ancora un po' di succo, ancora un po', no? Quando è finito, cosa succede? Quando proprio pensa, non esce più niente, non esce più niente, la prende, la butta per terra. Biodegradabile, non è inquinamento. Cosa succede? Arriva la mucca. La mucca cosa fa? Comincia a ciccare la canna che ha buttato, no? E perché va avanti? Perché sente il gusto, ha del succo, è ancora succo. Poi quando pensa che non ce n'è più, la sputa fuori. Cosa succede? Arriva un'altra mucca, la prende ancora ed è lì. Così noi stiamo facendo la stessa cosa. Ciù, dicevo, masticare ciò che è già stato masticato da altri. Sì, ci hanno già provato tanti altri prima di noi, e anche noi ci abbiamo già provato, ma continuiamo ancora. Masticare ciò che è già stato masticato e proviamo a tirare fuori ancora un po' di succo, ma non ne viene più. Sempre meno, sempre meno. Perché la gente è sempre più frustrata? Poi c'è sempre meno succo. Vi state accorgendo che c'è sempre meno succo? È una benedizione in realtà, no? Qualcuno ci sta facendo capire che no, ma così non puoi andare avanti, non c'è più di succo qui. Il succo è altro. Il succo non è qui. Il succo è là. Il mondo spirituale. Ma te lo faccio già gustare. Dopo gusteremo Krishna Prasadam. Vedrete che succo. Provate quello. Dice, oh, io voglio andare là, dovevo sempre così. Risponde? Va bene. Ma scusi, ultima cosa. Ma quindi secondo questo presupposto è come se tutti i cicli stessero succedendo nello stesso momento e fossero già finiti e già iniziati nello stesso momento. Cioè se sono io che mi sposto e non è una cosa che inizia e finisce. Allora, la cosa è un po' più complessa, perché questi cicli avvengono in ogni universo. Ma ci sono innumerevoli universi. Astrati proprio. Quindi tu puoi passare da un universo a un altro, entrare in un altro ciclo. Come se stesse succedendo quindi tutto quanto nello stesso momento? Non proprio tutto quanto nello stesso momento. Magari quello che sta succedendo qui in un altro universo succede settimana prossima. È come un film. Un film che viene proiettato nelle differenti sale cinematografiche. Parte magari da Napoli, poi arriva a Roma, poi sale, Milano, ci sono le diverse date, no? Penso che sia così, non mi intendo veramente di film, non voglio mai vederli. Ogni tanto vede, abito in un posto dove c'è un cinema sotto, vedo fuori i cartelloni, mettono la data. E ogni tanto dicono, quella data è lì, quell'altra data è là. No, capito. Allora ci fermiamo qui con la Bhagavad Gita e facciamo fare un'altra esperienza che è il Kirtan. Prima abbiamo fatto Bhajan, vuol dire abbiamo cantato questi mantra in un sentimento meditativo, seduti, tranquilli. Ora faremo il Kirtan, dovrebbe crescere e praticamente diventare più dinamico, dove dovremmo sentire l'energia spirituale che comincia a sprigionare dal nostro corpo. Questo dipende sicuramente da me che suono, canto, dagli altri devoti che partecipano, ma dipende tanto anche da voi, dalla vostra partecipazione, dal vostro voler provare qualcosa. Se io voglio provare qualcosa devo
devo farli. Mila Bhagavad-gita diceva che abbiamo sempre beneficio, anche se mi sto lì appoggiato al muro là nell'angolo, un beneficio spirituale ce l'ho. Ma se cerco di entrare proprio e prendere questa energia, probabilmente la sento di più. No? Quindi il mio consiglio, richiesta, è che provate a partecipare. Iniziamo a cantare come prima il mantra con un'altra tonalità, dovrebbe, perché non si sa mai, dipende dalla nostra partecipazione, quanto cuore ci mettiamo, da quanto siamo qui, da quanto siamo presenti, quanta energia mettiamo, che poi questa energia crescendo contagia anche gli altri, e se cresce negli altri poi cresce anche in noi. È così, questo è il Sankirtan Yagya. Vediamo, proviamo. Siete d'accordo? Sì. Allora, prima canterò un mantra che è un'invocazione a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Poi canterò un mantra per la glorificazione di Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, tre volte, e poi passeremo al Mahamantra, che avete già sperimentato prima, per chi non se lo ricorda, è scritto qui: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tre parole: Hare, Krishna, Rama. Krishna, abbiamo detto, l'infinitamente affascinante, colui che attrae tutti a sé. Rama è la fonte di piacere, l'energia di piacere, e Are è l'energia che dà piacere a Krishna. Quindi Are, Krishna, Rama sono delle energie spirituali molto potenti. Mi raccomando, alzatevi in piedi. Thank you.
Thank you.
Vegetariane, e come avevo annunciato prima sarà Krishna Prasadam. Krishna Prasadam vuol dire che questo cibo è stato cucinato per il piacere di Krishna, è stato offerto a lui, e Prasada vuol dire misericordia, noi riceviamo la sua misericordia, lo stesso principio dell'Eucaristia se volete, però per tutto quello che è stato cucinato, quindi saziatevi di cibo spirituale. Grazie. Hare Krishna.